Prima di cominciare la lecture, che sarà una lecture scritta, come avete visto, che leggerò, e ringrazio il professor Paris per averci invitato a fare un esercizio di questo tipo. Quando mesi fa ce lo propose, mi venne in mente il Fedro di Platone, che nella sua ultima parte cita il mito di Teot. E nel mito di Teot, Teot va da re, e questo dire egiziano, e dice, ha inventato la scrittura, tutto molto contento di questo, in modo tale che tutti possano ricordare e sapere. Ed è, gli dice, no, non state a giudicare Teot, se hai fatto una buona ricerca innovativa. Però io che giudico? Secondo me questa ricerca aiuta la conoscenza ma non la sapienza. Questo è un omaggio al suo maestro, non so, che voleva nella maieutica e nella dialettica del suo momento. Però poi Platone soprattutto e quindi ci lascia un po' perplessi questo mito che tra più dibattuti. Però è vera una cosa che la scrittura ci pone prima di tutto di fronte a noi stessi, cioè per fare un punto nella nostra situazione, e ci fa anche un po' di pensare rispetto agli altri, ai nostri colleghi, ai nostri studenti, e quindi questo invito di Paris l'ho accolto come un punto di un momento importante per fare un punto sulla situazione sia di docente nei confronti con gli altri e con gli studenti. E poi in particolare voglio dedicare anche questa lecture a mio marito Fabrizio Tucci, con il quale da sempre divido tutto, la vita e tutti i miei progetti, e che fondamentalmente mi rende bella la vita, perché parliamo tanto di qualità della vita, però poi la qualità della vita è fatta dalla qualità delle persone che ci accompagnano e con cui la condividiamo. Pensiero globale, riqualificazione locale, azione sociale. I cambiamenti globali. Il cambiamento climatico è al momento attuale la più grave crisi collettiva che interessa indistintamente ogni parte del mondo. Una crisi ambientale che coinvolge aspetti di tipo economico, politico, stili di vita, culture e le nozioni stesse di giustizia e di equità. Una crisi mondiale che non permette di invocare incertezze scientifiche come alibi. Il Comitato Intergovernativo sul Clima, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, l'organismo istituito dall'ONU nel 1988 per fornire pareri scientifici ai governi sui cambiamenti climatici, ha chiarito come il riscaldamento dell'atmosfera terrestre sia ormai tangibile e collegato a tutti gli sconvolgimenti ambientali a cui stiamo assistendo negli ultimi decenni, dallo scioglimento dei ghiacci artici all'innalzamento del livello delle acque degli oceani, al frequente verificarsi di fenomeni estremi come tifoni o siccità. Senza ombra di dubbio ormai si può affermare che l'accumulo di anidride carbonica e altri gas serra responsabili del riscaldamento del pianeta è dovuto in parte ad attività umane, e due in particolare: bruciare combustibili fossili come il petrolio e tagliare foreste, attività che chiamano in causa il nostro sistema di produzione di energia, i motori a benzina, l'intero sistema delle economie industriali ed il cambiamento d'uso delle terre, eufemismo negoziale che indica la distruzione di foreste per far posto a piantagioni, allevamenti e urbanizzazioni. Il caos climatico rimanda direttamente al nostro modo di abitare la terra, ai modelli di sviluppo che perseguiamo, allo sfruttamento irresponsabile delle risorse naturali del nostro pianeta, che continuiamo a perpetrare, e chiama in causa i grandi paesi industriali responsabili di tutto ciò, come gli Stati Uniti, per quantità di CO2 emessa nell'atmosfera. Anche l'impatto del cambiamento è diseguale. A rischio sono la disponibilità d'acqua e la produzione di cibo in ampie zone del pianeta. E le regioni più vulnerabili sono quelle del sud del mondo, che pure hanno meno responsabilità di tutto ciò
e che purtroppo avranno meno mezzi per correre ai ripari. Già nel lontano 1962, l'attivista americana Rachel Carson, nel libro Silent Spring, denunciava l'uso indiscriminato dei pesticidi e il problema del trasferimento di composti bioaccumulabili come il DDT dall'ambiente agli organismi. L'autrice americana segnalava, nel libro che è considerato il testo più importante nella formazione del movimento ambientalista americano degli anni 60, il DDT come composto cancerogeno e nocivo per la riproduzione degli uccelli, dei quali assottigliava lo spessore del guscio delle uova. Su zone sempre più vaste del suono statunitense, la primavera non verrà più pronunziata dagli uccelli. Al momento attuale, secondo il Natural Resource Conservation Service degli Stati Uniti, la desertificazione interessa già il 33% del suolo globale e, insieme all'erosione, alla salinizzazione ed altri processi degenerativi che riducono progressivamente la capacità del suolo di svolgere la sua funzione di substrato per le comunità biologiche, ha determinato una perdita del 20% della produttività dei suoli in Asia, India e Cina, e sino al 40% in Africa ed in alcune aree degli Stati Uniti come l'Ohio. Nel 2008, i due ricercatori Earle Harris e Navi Ramput del progetto Antones hanno pubblicato una nuova mappa del mondo, dove, alla visione convenzionale che riporta alle classificazioni degli ecosistemi della Terra in biomi ordinati in base alla vegetazione e al clima, definiti come tundre, foreste temperate, praterie, foreste pluviali, si sovrappongono le ricerche di chi studia le trasformazioni prodotte dall'intervento umano e ci presentano biomi profondamente alterati rispetto alle evoluzioni originali, con il risultato che oggi più di tre quarti della superficie del pianeta risulta ridisegnato dalle attività umane. La mappa dei grandi ambienti naturali del pianeta dal 1700 al 2000, elaborata dai due ricercatori statunitensi, mostra che nel 1700 più di metà della biosfera si trovava in condizioni selvatiche, mentre il 5% era in uno stato seminaturale, ovvero con modeste trasformazioni del suolo dovute alle attività agricole e agli insediamenti, e che invece nel 2000 la maggior parte del pianeta appare interessata da aree agricole e altri biomi antropici, meno del 20% si trova in stato seminaturale e meno di un quarto in stato selvatico. Il collasso dell'Occidente. Sui tre quarti di superficie del pianeta ridisegnate da attività umane, i ritmi di incremento dei consumi energetici e delle materie prime, conseguenze della progressiva esponenziale antropizzazione del territorio a livello mondiale, evidenziano nei prossimi tempi scenari apocalittici in cui le risorse fossili del pianeta non sembrano essere sufficienti a sostenere adeguatamente l'incremento demografico e lo sviluppo economico atteso. Per tentare di far fronte agli insostenibili consumi energetici e agli effetti delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti, originati soprattutto dall'utilizzo di combustibili fossili, è scaturita la necessità di promuovere pratiche di pianificazione energetica a medio e lungo periodo. Da un lato c'è la posizione dei modernisti ambientali, etichetta o simbolo, che incoraggiano l'innovazione e sperimentazione tecnologica, così come la ricerca pluridisciplinare integrata, che trovano in Martin Lewis della Stanford University la loro voce di primo piano, che sollecita la deecologizzazione del nostro benessere materiale da quell'ambientalismo che è stato ripreso da un sentimento arcadico ed è diventato così la propria antitesi, come denuncia un ricercatore americano secondo cui solo la tecnologia in questo momento potrà salvare la natura. Dall'altra parte, la posizione dei filosofi della crescita,
che oppongono al disastro ambientale la necessità di considerare i nostri scellerati stili di vita. La società cosiddetta sviluppata, ammonisce l'economista e filosofo francese Serge Latouche, si basa sulla produzione massiccia di decadimento, ossia di una perdita di valore e un degrado generalizzato delle merci che l'accelerazione dell'usa e getta produce in rifiuto. Gli Stati Uniti, che con Dalby Bush avevano rinnegato Kyoto, con Barack Obama sono rientrati nel negoziato globale sulla materia. Già nella conferenza di Copenaghen, che in quelle che si sono successute dopo, dove ci si è resi conto dell'urgenza di un programma di investimenti in tecnologie pulite. Ma i bei discorsi di Green Economy, sentiti nei momenti peggiori della recessione globale, sono già evaporati. Wolfgang Satz, sociologo, responsabile del progetto Globalizzazione e Sostenibilità del Wuppertal Institut per il Clima, Energia e l'Ambiente in Germania, lamenta il futuro sistema di commercio di permessi di emissione come un sistema di scarso interesse che, appellandosi ad una gigantesca riconversione dell'economia, porterà invece ad un gigantesco mercato delle indulgenze climatiche, mentre la protezione dell'ambiente e delle risorse naturali continua ad essere strettamente legata al diritto, al benessere e alla salute per quella parte di popolazione marginalizzata dall'economia mondiale. Non c'è ecologia senza equità, scrive Satz, e non c'è equità senza protezione ambientale. La buona notizia emersa da Copenaghen in poi, relativa al consenso esplicito di quasi tutti i paesi industrializzati per i passi positivi verso le tecnologie pulite, non basta a placare lo stato d'allarme degli scienziati del pannello di studio internazionale, che stimano che alla fine di questo secolo, nel 2100, la temperatura sul pianeta sarà aumentata tra 1,1 e 6,4 gradi centigradi rispetto alla media del periodo 1980-1999. Sta a noi determinare se sarà il limite più alto o più basso dell'oscillazione. Se il ritmo delle emissioni continuerà come oggi, la temperatura salirà tra 4 e 6 gradi. Con quali effetti? L'IPCC indica diversi punti di soglia, oltre i quali l'effetto sugli ecosistemi sarà irreversibile. Lo scioglimento del permafrost nelle terre artiche, lo scioglimento della piattaforma di ghiaccio della Groenlandia e così via. Nell'ultimo report, redatto dal pannello internazionale, si evince che la soglia del disastro per il genere umano si trova a 2 gradi centigradi e per contenere l'aumento della temperatura entro questa soglia sarà necessario tagliare le emissioni di anidride carbonica ed altri gas serra tra l'80 e il 90% entro il 2050 rispetto all'anno di riferimento 1990. Già nel 2005, 2 anni prima delle proiezioni dell'IPCC, nel libro Collasso, come le società scelgono di fallire o di aver successo, Jared Diamond, professore di geografia e di scienza della salute ambientale presso la UCLA, esplora le ragioni per cui alcune società perdono, mentre altre sopravvivono per secoli, o perfino per millenni, per poi estendere la sua indagine allo scenario di catastrofe annunciata che aspetta al varco anche la nostra moderna società globale ed offre alcuni suggerimenti per evitare una catastrofe ambientale prodotta da noi stessi. Diamond insiste sulla possibilità che le diverse società hanno di scegliere se affrontare e superare le proprie crisi o, per diversi motivi, andare incontro alla propria fine. E porta quindi diversi esempi di civiltà che, di fronte a crisi analoghe, sono riuscite a sopravvivere o invece hanno fallito. Oggi, però, scrive in conclusione del libro, possiamo accendere la televisione o la radio, comprare un giornale e vedere, ascoltare o leggere cosa è accaduto in Somalia e in Afghanistan nelle ultime ore. I documentari televisivi e i libri ci spiegano in dettaglio cosa è successo a Maya, ai greci, e a tanti altri.
Abbiamo dunque l'opportunità di imparare dagli errori commessi da popoli distanti da noi nel tempo e nello spazio. Nessun'altra società ha mai avuto questo privilegio. Gli scenari dell'antropocene. La domanda che sorge da più parti è: quali scenari ci si pareranno davanti nei prossimi decenni? Nel 2008, per la prima volta nella storia, si è verificato che più della metà della popolazione del mondo vivesse all'interno di città e metropoli. E entro il 2030 questo dato è destinato ad aumentare, secondo il rapporto sullo stato della popolazione mondiale 2007, fino a portarsi a 5 miliardi di abitanti, concentrati nei grandi agglomerati urbani, con sviluppi tendenziali soprattutto in Africa ed in Asia. Si tratta di una crescita vertiginosa che vede il sistema urbano come colorità centratrice, che sta rivoluzionando i modelli di consumo in termini di quantità che di qualità. Dove le nostre città, luoghi consolidati del vivere comune, espressione fra le più alte della società umana, con la loro ricchezza di conoscenza, creatività e capacità di innovazione, sono tra le principali cause del consumo del territorio, dell'inquinamento e, in ultima analisi, del cambiamento climatico. Città, rilette in questa chiave come dei veri e propri mostri ecologici, energivori, con un consumo ingente di materie prime e di superficie, con scarsità di terre coltivabili e conseguente crisi alimentare, e con un'elevata produzione di sostanze inquinanti e montagne di rifiuti. Scrive il chimico, premio Nobel nel 1995, Paul Crutzen: ma abbiamo una certezza, il nostro impatto sull'ambiente crescerà. Salvo catastrofi imprevisti, che nessuno si augura, la popolazione mondiale aumenterà ancora e le sue attività agricole e industriali occuperanno aree sempre più vaste. L'epoca geologica in cui viviamo può essere definita antropocene, perché caratterizzata dall'impatto dell'uomo sull'ambiente, perché la nuova forza siamo noi, capaci di spostare più materia di quanto facciano i vulcani e il vento messi insieme, di far degradare interi continenti, di alterare il ciclo dell'acqua, dell'azoto, del carbonio e di produrre l'impennata più brusca e marcata della quantità di gas serra in atmosfera negli ultimi 15 milioni di anni. La sfida che ci aspetta è quella di un radicale cambiamento di rotta per una ricomposizione degli equilibri, una riconvergenza tra mente e mondo, di cui soltanto una nuova specie di ominidi potrebbe essere capace. Siamo noi il singolo fattore che più incide sul cambiamento del clima e della superficie terrestre. Non possiamo tornare indietro. Possiamo però studiare il processo di trasformazione in atto, imparare a controllarlo e a tentare di gestirlo. Continueremo quindi a procedere a velocità accelerata verso un mondo postumano e un collasso annunciato, o invece saremo capaci di creare i principi di un nuovo umanesimo? L'effetto di sradicamento dell'urbanizzazione rende sempre più evanescente la possibilità di un'identificazione territoriale specifica, tradizionalmente fonte di materia e di solidarietà, generando al contempo anche tentativi di recupero delle identità territoriali locali con modalità molto differenziate. Via via che si estende lo spazio antropologico dei circuiti e delle accelerazioni deterritorializzate, la fisica si interessa ai processi piuttosto che alle leggi, agli squilibri piuttosto che agli stati. Il caos determinista e gli oggetti frattali studiati dalle scienze della natura riecheggiano gli eccessi, i comportamenti erratici che occupano ormai il proscenio del mondo umano. Osservare che si sta avverando uno sradicamento dei tradizionali rapporti storici tra produzione e comunità, tra economia e società, tra spazio e luogo,
porta a chiedersi se questo processo di sradicamento e successivo straniamento possa condurre a una delocalizzazione che farà scomparire la fabbrica e l'ufficio tradizionale, e ci si interroga su che cosa ciò comporterà per gli assetti produttivi, per le relazioni industriali, per la definizione delle attività individuali, per la struttura delle differenze locali. Nelle politiche dei paesi industrializzati, già dall'epoca delle teorie dell'economista Joseph Schumpeter, che sono attualmente oggetto di una rinascita, si sostiene che il capitalismo non è guidato, come diceva Adam Smith, da sforzi incrementali per ridurre i costi e aumentare i profitti in un mercato competitivo, ma per il perseguimento del gioco del cambiamento delle trasformazioni tecnologiche. L'innovazione, in quest'ottica, viene vista come il processo essenziale alla prosperità economica che apre nuovi mercati e cambia le modalità organizzative della produzione, processo che può permettere di sostenere la sfida della globalizzazione, continuare a vivere nel rispetto dei limiti ambientali e demografici. Nell'Innovation Technique o Fil du Temps, apparso nel volume 7 dei Cahiers des Musées de Conflans, Bruno Jacomi, direttore della struttura museale lionese, distingue tra invenzione e innovazione, affermando: l'invenzione è l'atto creativo attraverso cui un'idea assume la forma di un oggetto reale. L'innovazione gli aggiunge il carattere sociale, dovuto alla sua diffusione nella società sotto forma di prodotto. Difficile dire se ciò che è in atto sia un superamento della millenaria concezione dell'individualità e della singolarità della mente tipicamente occidentale, e quale sarà il destino nel mondo a venire di istituzioni simbolo della modernità, come le università, i quartieri, le città, le democrazie rappresentative e gli stati nazionali. Ma è certo che una rivoluzione profonda ha già trasformato il sapiens che eravamo in qualcosa di diverso. Trasformazione in cui l'innovazione è una delle poche strade percorribili per il superamento della situazione di crisi mondiale in cui versano le economie dei paesi occidentali. E in tal senso, per noi architetti, diventa di importanza cruciale mettere a fuoco le specificità e le peculiarità che connotano i processi innovativi nel settore edile e riflettere sulle strategie da assumere negli anni a venire per supportare il sistema economico in un momento così difficile, per configurare uno strumento di riqualificazione e trasformazione dell'ambiente costruito e ridefinire il luogo che compete alla progettazione tecnologica ambientale. Si tratta di una sfida tecnologica che attiene alla riorganizzazione dell'hardware sociale in tecnologie che siano economiche di risorse e rispettose della natura, che vanno dalla centrale di produzione ai singoli edifici, dalla produzione industriale a quella agricola. Scrive Vatato Tierna, uno dei padri storici della progettazione ambientale, nel 2006. La nostra epoca è contrassegnata dai diritti misconosciuti dell'ambiente. Tracciare una linea dritta e calce ai metodi attuali di produzione della ricchezza e procedere con coraggio ad un'inversione. Si sta verificando una benefica necessità imposta dal realismo. Le trasformazioni locali. La Germania è stato il primo degli stati membri della Comunità Europea a riconoscere sin dal 1985 la necessità di frenare il consumo di suolo. E già dalla fine degli anni 90, nello Stato tedesco, lo sviluppo economico non coincide più con l'occupazione di suolo ed è stata fissata la soglia massima di consumo per insediamenti e infrastrutture a 30 ettari al giorno fino al 2020, con un consumo giornaliero di 120 ettari dell'epoca, contro il consumo giornaliero di 120 ettari. In Italia, dal 1995 al 2006, si sono consumati 750.000 ettari, di cui 390.000 destinati al comparto residenziale, 210.000 a quello produttivo e 150.000 a quello delle infrastrutture. Ogni anno 68.000 ettari vengono urbanizzati,
con una media di 187 ettari al giorno, equivalente a 250 campi di calcio. Al più basso tasso di crescita demografica d'Europa corrisponde uno dei più alti tassi di consumo di territorio. Se l'obiettivo a cui dobbiamo guardare per lo sviluppo del nostro ambiente costruito è il risparmio di suolo, dobbiamo anche interrogarci sui modi in cui oggi è possibile intervenire. Il tema della riqualificazione e della rifunzionalizzazione è ormai un tema insito in tutti i contesti culturali a livello mondiale e può offrire ampi spazi per la ricerca e l'innovazione nel settore delle costruzioni. La crisi e le mutate condizioni socio-economiche da una parte, l'affermarsi di una cultura della sostenibilità nelle costruzioni dall'altra, impongono la sperimentazione di un diverso approccio alla trasformazione della forma urbana. Trasformazione che passa da scelte che prediligono il basso consumo di risorse, il risparmio energetico, l'uso di materiali ecocompatibili, il basso consumo di suolo e il riutilizzo, anche se parziali, di strutture e materiali già esistenti, ma anche di infrastrutture, impianti, servizi già attivati, funzionanti, adattabili, ingegnosamente sfruttabili. L'Italia ha una lunga storia di riuso e di riconversione. Le nostre città mantengono come valore la memoria collettiva e l'identità dei luoghi e siamo un grande laboratorio degli innesti e delle riqualificazioni. I dati congiunturali del settore delle costruzioni ci mostrano chiaramente come questa tendenza stia trasformandosi in una riconfigurazione del mercato. A livello nazionale registriamo infatti un solo comparto del nostro settore che tiene sotto il profilo degli investimenti e dell'occupazione, il comparto della manutenzione, riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili residenziali, commerciali ed industriali, che negli ultimi 5 anni ha aumentato i livelli produttivi del 12,6%. Un cambiamento dei profili economici deve farci riflettere anche sulle ricadute in termini di struttura del mercato e di organizzazione delle imprese e della filiera delle costruzioni. È un mercato che richiede specializzazioni diverse nella manodopera occupata, diversificazione nella produzione di materiali e tecnologie, nuove figure nella progettazione e conduzione del cantiere. È una trasformazione che richiede all'impresa uno sforzo notevole per cambiare visioni strategiche e politiche aziendali. Non più il suolo, ma l'edificato, il ponte prima della produzione. L'edificato da rendere sostenibile, l'edificato da sostituire. Ma intervenire su parti della città esistente richiede anche convergenze tra obiettivi e strumenti, tra visioni e regole del gioco. Bisogna condividere il principio che densificare è l'unica vera strada per ridurre il consumo di suolo, una strada che oggi non pare così chiaramente individuata nell'insieme dei soggetti coinvolti a vario titolo. La forte enfasi antiurbana sulla natura distruttiva delle città del XX secolo consente l'approccio alle analisi delle linee coevolutive del rapporto città-tecnologie della riqualificazione locale con l'avvenimento della tesi di una crescente concretizzazione di un'intelligenza collettiva. Con la riqualificazione e il riuso locale e il propagarsi della produzione di energia rinnovabile, decentralizzata e diffusa, sembra riprendere quota la coppia polare che mancia e esercita. Quando il sociologo tedesco Ferdinand Tönnies nel 1887 identificò i due concetti ed introdusse nella sociologia classica il binomio comunità-società, spiegò come proprio l'equilibrio difficile tra questi due termini era quello che aveva dato sostanza al successo del capitalismo. Era l'opposizione di questi due concetti la dimensione logica che dava ragione del ruolo dello spazio fisico della città fordista. Tönnies procedeva poi a identificare i vari tipi di relazione, a loro volta fondamento di modelli diversi di organizzazione sociale. Il modello comunitario
ed il modello societario. Lo studioso tedesco introdusse i due termini come nozioni in termini spaziali, per illustrare il contrasto tra villaggio e città e, all'interno della città, tra casa e strada, tra bar grandi e bar piccoli, tra il gruppetto dei vicini e la folla più ampia. Ciò che è più adattato e raccolto è anche più socializzante. Immagini di persone che si toccano e parlano, scene di vita soggettiva finalmente riconosciute e portate a luce. Gemeinschaft potrebbe letteralmente essere tradotto con condividere ciò che è dentro di me. Le relazioni comunitarie, basate sul senso di appartenenza e sulla solidarietà, sono state tradizionalmente associate all'interpretazione del mondo premoderno e preindustriale, mentre le relazioni societarie, principalmente regolate da logiche economiche, caratterizzano il periodo della modernità. Come arguito da John Wood dell'Oxford University, il pullulare delle molteplici visioni futuristiche che aveva caratterizzato gli anni 60 e gli anni 70 sottendeva una prevalente ostilità verso la città metropolitana e una ripresa di direzione della filosofia del sociale per rompere la logica serrata della società di massa e ricreare piccole comunità. Seguendo utopie lungimiranti come quelle profilate da persone del calibro di Eliza Howard e Frank Lloyd Wright, le città industriali vengono viste come città malate e innaturali, concentrazioni estreme delle aberrazioni create dalla rivoluzione industriale. L'opposizione tra questi due modelli era funzionale all'ipotesi della scomparsa della comunità nella svolta verso il mondo moderno. Sotto questa chiave di lettura è importante al momento indagare come tale dicotomia si ricollochi e acquisti un nuovo significato nel riuso locale. Nella sociologia contemporanea, le ricerche sulla struttura delle società locali sono spesso chiamate studi di comunità. Tenendo presente questo duplice riferimento, ci sono diverse scuole di pensiero che propongono di ripensare gli studi di comunità come studi di società locale, le quali appaiono insistere su un determinato territorio, più o meno strutturate, con una loro storia e possono essere dunque pensate come luoghi di interazione secondo modelli relativamente stabili, cosa che permette di collocare la multidimensionalità delle problematiche urbane in relazione alle trasformazioni sociali complessive, senza cadere nelle rappresentazioni totalizzanti ed esclusive di alcuni studi di comunità. La riqualificazione locale si configura più delle volte come un concentrato interno di storia e rivoluzione dell'insediamento e dei suoi abitanti, luoghi di cultura, intesa come presenza valore dell'ambiente costruito e come portato delle risorse umane e materiali che questa storia hanno contribuito a scrivere. Situazioni dove emerge con chiarezza che non è sufficiente recuperare singoli edifici all'interno di ambiti che vanno in via spopolandosi, ma è necessario intervenire su frazioni e nuclei diffusi sul patrimonio pubblico e su quello privato, per innestare connessioni con altre politiche del settore, quali turismo, agricoltura e artigianato. Questo atteggiamento postula azioni integrate, volte alla costituzione di una massa critica dal punto di vista dell'offerta, in grado anche di direzionare alcuni specifici segmenti di mercato terziario, ricettivo e residenziale, mettendo in moto un meccanismo di proposte complesse per gli utenti esterni che, coinvolgendo la popolazione locale, producano buoni livelli di qualità della vita, riqualificazione del paesaggio, dell'architettura e dell'ambiente, operando un retrofitting energetico del patrimonio fisico e creando occupazione e servizi. Possiamo altresì osservare all'interno di questo percorso un capillare processo di innovazione tecnologica evocato dai nuovi assetti normativi che attendono con urgenza risposte concrete, in particolar modo sul fronte del contenimento dei consumi energetici, del miglioramento del comfort interno e più in generale sul versante dell'ottimizzazione delle prestazioni ambientali. Nel suo insieme la situazione è tutt'altro che statica, ma piena di un ricco potenziale trasformativo tipico dei più fertili processi di innovazione industriale,
dove è necessario assumere la ragione ecologica come orizzonte di riferimento anche nell'ambito della riqualificazione architettonica locale, a partire dalla considerazione dell'intero ciclo di vita del manufatto edilizio, dall'approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione dei semi lavorati e dei componenti, fino alla dismissione e al riciclo dei materiali. Ogni decisione, in qualsiasi fase debba essere presa, non può prescindere da un'attenta valutazione delle ripercussioni e degli impatti che essa determina sull'intero sistema. Il carattere di diffusività delle nuove tecnologie di produzione dell'energia come possibilità di accesso e di espansione, di benessere e crescita generalizzabili, ha fatto nascere la tesi della partecipazione totale e di un potenziale sviluppo egualitario per tutta l'umanità. Abbiamo ereditato dai greci una tipologia politica che, scrive il filosofo francese Pierre Louis, permette di rispondere alla domanda: chi detiene il potere della città? Ma adesso non si tratta più di dare il potere al popolo, ai suoi rappresentanti o a chiunque altro. Oggi il problema politico non è più di prendere il potere, ma di accrescere le potenzialità del popolo, di qualsiasi altro gruppo umano. Un ideale di democrazia che nasca dal ciclo dell'ascolto, dell'espressione, della valutazione, dell'organizzazione, delle connessioni trasversali. Una democrazia che non si riferisce al popolo sovrano reificato, feticizzato, radicato sul territorio, identificato dalla terra e dal sangue, ma dal popolo in potenza, perpetuamente in via di autocostruzione e autoconoscenza. Un popolo a venire. Questo impone a tutti gli operatori del settore edilizio cooperazione e modalità di confronto più adeguata per fare innovazione e per competere nel mercato interno ed estero, per portare a compimento il difficile percorso che consente di trasformare un'invenzione in un'idea innovativa e poi in un prodotto. Il tema della cooperazione tra i soggetti della filiera costituisce quindi uno scenario di riferimento interessante e al contempo urgente. Si delinea, in altre parole, una cultura di riqualificazione tecnologico-ambientale delle città che consente di prospettare forme di organizzazione economica, sociale e spaziale incentrate sull'intelligenza collettiva e la valorizzazione dell'umano nella sua varietà. Un'intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una profonda mobilitazione delle risorse, esorcizzando definitivamente ogni sterile riduzione dei problemi complessi a cui siamo chiamati a dare risposte, e che diventa il sottofondo, il substrato fertile della città efficiente, fondata sul ciclo dell'ascolto che, come affermato dal filosofo francese, si mette in ascolto non solo del proprio ambiente circostante, ma anche di sé, della propria verità interna. Un ascolto che consiste nel far emergere, rendere visibile o udibili le miriadi di idee, fatti, valutazioni, invenzioni, relazioni che tessono il sociale, il complesso del sociale, della sua profondità più oscura. L'agire sociale. Nel mettere a fuoco queste prospettive ci si domanda se stiamo ponendo allora le basi per nuove tipologie di interazione sociale in direzione della costruzione di nuove comunità e di nuove forme di insediamento che si originino da una riqualificazione localizzata e si inseriscano in una temporalità globale. Se cambia il concetto di spazio e la forma della sua relazione con l'azione sociale, cambia anche il modo in cui lo spazio ha concorso sino ad oggi ad ancorare la dimensione storica delle esperienze della memoria. La riflessione sulla modificazione del binomio spazio-tempo, resa possibile dalle nuove tecnologie, introduce così un rimescolamento complessivo in cui le modificazioni non procedono secondo direzioni che si evolvono linearmente sulla base di sedimentazioni storiche e culturali, ma si possono realizzare a salti, anche seguendo percorsi non contigui, sviluppi contraddittori e direzioni opposte.
L'aderenza alla realtà contemporanea del pensiero complesso è uno degli elementi più interessanti della natura degli insediamenti ecologici che sono in corso di sperimentazione in questi anni, intesa come gestione di flussi, di materia, energia e informazione, che, sintetizzando spunti astratti di diversa provenienza, riesce a creare un'immagine della città fisica, nel senso di concreta, che non si pone come soluzione definitiva dei problemi urbani, ma come un organismo pronto ad evolversi e a metabolizzare e ad adattarsi, sia in maniera diretta per gli insediamenti di nuova fondazione, sia indirettamente per le trasformazioni dei vecchi centri. Quanto c'è di vago e di indefinito sul piano formale è utile nell'elaborare e nel far risaltare l'importanza di un ragionamento teorico generale che si sta facendo strada e che cerca di determinare o perlomeno di indirizzare i futuri sviluppi della progettazione tecnologica ambientale. In questo nuovo ragionamento teorico, l'architettura fa suo il messaggio dei concetti innovativi della scienza, in cui, come ammoniranno gli scienziati Allen e McLeod, dal momento che i cambiamenti di equilibrio sono più frequenti e naturali dell'equilibrio e della stasi, sopravviverà soltanto chi sarà in grado di adattarsi e di apprendere, e questo dipenderà unicamente dalla creatività di ciascuno di noi. Al concetto di ottimizzazione cartesiana si vengono così ad affiancare, in un rapporto di coesistenza, l'esplorazione stocastica e le leggi della casualità, del caos e dell'errore, che svolgono un ruolo primario nell'ambito dei sistemi umani. Un concetto molto vicino a quello che la coppia di scienziati tedeschi von Weizsäcker chiama Fehlerfreundlichkeit, ovvero la tolleranza dell'errore o del malfunzionamento, che ha la sua controparte nelle evoluzioni e nelle leggi della natura stessa. Coerentemente, in campo architettonico si evince che lo sviluppo degli insediamenti umani, secondo criteri consapevoli e sostenibili, si distingue nel suo mostrarsi sempre aperto al cambiamento, appartenente ad un sistema flessibile, in grado di adattarsi ai vari differenti usi, coerentemente con l'evolversi della maniera di vita dei suoi tutori. Siamo di fronte ad un atteggiamento che non ha niente di utopistico e che appartiene ad un momento, ad una cultura estremamente fertile, espressione non di scelte personalistiche o solo strutturali, ma di profonde modificazioni in atto che investono all'interno e mettono in crisi l'ambiente costruito, formato in precedenza. In questo senso parte nuovamente l'affermazione della ricerca e sperimentazione, non più come una semplice indagine sugli eventi e sulle cause prime. Sta scaturendo l'esigenza, infatti, che al di sopra delle singole discipline, e quindi anche di quella progettuale, si stabilisca una sintesi globale del sapere, che si informi su noi stessi e sulla nostra posizione nel cosmo. Si sta così gradualmente passando da una visione dell'universo di tipo meccanicistico, in cui tutto dipende dalle cause iniziali, ad una visione cibernetica, in cui i fenomeni dipendono dal passato e in parte dal futuro. In questa direzione sta divenendo possibile introdurre nella cultura tecnologica del progetto le idee di casualità, di entropia ed utilizzare metodologie operative che investono la cibernetica, la teoria dei sistemi aperti, le teorie dell'informazione e le più moderne ricerche sull'ordine, il caos e la complessità. Germoglia così una cultura di tipo olistico, in cui lo studio globale dei fenomeni dal punto di vista locale viene completato ed integrato dal loro aspetto globale. In quest'ottica si pone lo sviluppo dei nuovi elementi culturali dell'abitare, nuovi elementi significanti che si possono considerare come una sorta di risultato del fenomeno dell'adattamento sociale, attuato di volta in volta coerentemente con i cambiamenti evolutivi e le spinte innovative, e che può essere riguardato come il frutto dell'intimo bisogno umano di ricerca di un'identità culturale, intesa nel significato e nelle modalità di attuazione indicateci da Ezio Manzini come una varietà dotata di significato, un insieme di differenze che, all'interno di un contesto culturale dato, viene letto
come un codice linguistico che si stacca dagli altri, tra supporto materico, significante, e interpretazione culturale, significato, l'emergere e il consolidarsi di una precisa identità culturale è stato un fenomeno che nessuno ha progettato, ma che ha avuto luogo in base ad una lenta e ampiamente inconsapevole costruzione storica dei significati. Il carattere sociale dell'ambiente costruito, in altre parole il rapporto pubblico-privato, è direttamente interessato da questa evoluzione, in cui l'architettura tende a essere ridefinita tra i due poli, pubblico e privato. E allora, riprendendo un'espressione di Hiram Fuss, non esiste più un campo realmente pubblico o realmente privato. Gli spazi sono concatenati in modo inestricabile. Il vento della trasformazione soffia nelle cabanne e l'innovazione investe lo spazio pubblico così come fa per il privato. Il meccanismo di scambio, che era l'elemento costitutivo del rapporto pubblico-privato, cioè l'emissione e la ricezione di materia, energia e di informazione nello spazio pubblico e il loro immagazzinamento e elaborazione nello spazio privato, si basava su una struttura economica artigianale. Ora si è spostato da uno spazio tra, in between, per dirlo con Hannah Arendt, che mette in relazione e separa gli uomini allo stesso tempo, in quanto mondo comune che ci unisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci addosso a vicenda. Attraverso la riqualificazione del locale recuperiamo il senso della tradizione che, pur vivendo implicito nelle opere dell'architettura moderna, era stato messo provvisoriamente in disparte nell'azione rivoluzionaria della polemica di cui doveva colorarsi ogni azione contingente per vincere le remore del culturalismo nostalgico e reazionario. Ora, se vi è qualcosa di insito negli europei, è il senso della storia. Scriveva in tempi non sospetti l'ecologismo Ernesto Nathan Rogers. Contro il cosmopolitismo, noi dobbiamo cercare di armonizzare le nostre opere con le persistenze ambientali, sia con quelle della natura che con quelle create storicamente dall'ingegno umano. Crediamo ancora nell'utilità di una battaglia ideale nel campo dell'architettura, nei suoi profondi contenuti umani, politici, sociali e, in senso antifascista, democratico, progressista.